Ciao, siamo Benedetta e Emma della redazione Fuorilegge e siamo qui per presentare Massimo Denardo. Allora, cercando tue notizie su internet abbiamo scoperto che fai il copywriter. È vero? Ci puoi spiegare di cosa si tratta? Allora, facevo il copywriter perché oramai sono passati 30 anni e adesso mi sto occupando di editoria per ragazzi. Il copywriter è un professionista della pubblicità che si occupa di scrittura, solo ed esclusivamente di scrittura, la comunicazione attraverso le parole scritte. E ho trovato naturale che ci fosse questo passaggio tra la scrittura pubblicitaria e la scrittura cosiddetta creativa per ragazzi. Seguendo il laboratorio, ti abbiamo definito il paroliere pubblicitario. Ti ritieni giusta questa definizione? Paroliere, sì, se colui che mette insieme, non inventa, ma mette insieme le parole che hanno costruito altri. E pubblicitario, forse un po' meno questa volta, avendo detto prima che ho smesso di fare questo mestiere, però recupero il senso del pubblicitario se significa comunicare a qualcun altro le parole. C'è qualche scrittore che stimi, a cui ti ispiri per scrivere i tuoi libri? E tutti quelli che sono interessanti, poi alla fine devi necessariamente dimenticarli. Posso fare qualche nome, ma naturalmente faccio anche torto agli scrittori che dimenticherò, però in qualche modo ho assimilato un po' la lezione, senza impararla bene, ahimè, di Samuel Beckett e di Kafka, anche un po' Dostoevskij. Però poi questi scrittori importantissimi bisogna dimenticarseli, se no si scrive un po' come loro e non viene fuori allora la tua personalità. Come ti è venuta l'idea di creare Nimbo Edizzi, protagonisti di Che Mestieri Fantastici? Allora, non so perché ho scritto questi due racconti, naturalmente per il piacere di scrivere qualcosa, per inventare qualche cosa e comunicarlo a lettori più piccoli di me. È venuto fuori poi scrivendo. Dizzy è il protagonista di un racconto che è il cercatore di parole, Nimbo è il protagonista del racconto che si intitola Il riparatore di nuvole. Nimbo è il nome di una nuvola, Dizzy è l'inizio di dizionario. Grazie. Preferiresti fare il riparatore di nuvole o il cercatore di parole? Ma diciamo forse il cercatore di parole, perché nella definizione del cercatore di parole c'è anche, e lo dico giocando con le parole, c'è anche il riparatore di nuvole. Il cercatore di parole mi permette di essere anche un riparatore di nuvole. Puoi raccontarci della tua esperienza in campo teatrale? Il teatro è. C'è qualcuno che ha detto, non mi ricordo che, però ha detto che nella vita non bisogna fingere, quindi non sai la storia come andrà a finire, come va raccontata. In teatro sì. E allora questo fatto di conoscere un po' la narrazione teatrale ti rende più preparato rispetto alle cose che accadono. E ho iniziato un po' da bambino. Io volevo fare l'architetto. Mi ricordava un mio amico di collegio che invece io dicevo che volevo fare l'attore da grande. Poi ho trovato le due cose insieme attraverso la scrittura, perché scrivere significa anche costruire qualche cosa, e costruire qualche cosa e raccontarlo attraverso anche la voce del narratore, quindi in qualche modo ci vedo anche la parte dell'attore. Va bene, grazie Grazie mille. a voi.